Cotogni si chiamano questi? Eh sì. Buongiorno! Vediamo che chiama questi. Eravamo vicini con questo qua, stasera tutti qua seduti a parlare. A mangiare. A mangiare, vedi, Maria Alice se lo ricorda. Mangiare le lumachine. Vedi qua, qua qui c'è il passaggio per andare giù. Ora tutto bene, devo venire, vedi la mia uva che sta là. Sì, bellissima. E come si chiama? Uva Italia. Uva Italia. Sì, se vuoi girare su un bel vigneto, questo non è bello, coltivato. Semmai possiamo andare in quello vicino che tu qua vedono quest'erba. Vedi qua, qua facevamo il barbecue dietro, cucinavamo. Che cos'è Annalisa? Questo. Che cos'è? Che cos'è qua? Cosa? Questa. Sì, ti sto filmando. Mi devi spiegare questo a che cosa serve. Cosa? Questa cosa di qua? Mm-hmm. Si mettono i fiori. Si mettono i fiori? E poi? Latte con i fiori. Come? Latte con i fiori. E questa chi è? Madonnina. Madonnina? Riscaldare, non so. Ancora che è rimasta, non lo levano delle antiche, se le ricordo. Ecco, vedete, molto spunta il paese. Ecco, roba. Questo è tu descrivi a me, perché sei tu più brava. No, no, parla. E questo è il panorama. È entrata, il panorama di Ragarmuta. Ecco. Il panorama di Ragarmuta all'ingresso venendo da Caricati. Venendo da Caricati. Vediamo se troviamo la fontana, la famosa fontana dell'acqua dolce, mi pare. Se la troviamo, filmiamo anche questa. Sì. Vedi dov'è? Ah, no, no, qua. Cos'è? Questa. È non potabile, come mai? Prima era sempre potabile. Andiamo, ecco la fontana. Allora, questa se è non è potabile. Ah, questo è un'altra fontana, mamma. E quindi questa che qual è la storia di questa acqua? No, è una famosa fontana, una fonte che è stata qui per anni. E da dove scorre? Non si vede. No, è la sorgente proprio lì, dietro la roccia, se tu vai di qua vedi l'acqua che scorre. Oggi non è più potabile, ma il filtro Ragarmuta una volta beveva l'acqua. E si diceva che era acqua dolce, che era molto buona. Io vedo un po' che... Qua si vede l'acqua che scorre. Vai, sì. Vai, vuoi filmare a me? Che... Sì, vai tu a me, quella che vedo.
La roccia è rimasta tale e quale, era solo che le hanno... L'acqua è dolce. L'acqua è dolce. Ecco, bello questo. Vediamo se arriviamo lì vicino, vediamo dov'è da quello. Quando l'ho spinto. Sì, c'è. Non si vede bene il ragarmuto però di qua. Ok, ma come una volta qui che... Sì, la luce verde c'è, quindi... C'era anche l'altra volta. Sì. Ecco, l'acqua dolce di ragarmuto. Ecco, faccio. Adesso lo spegni. Aspetta che... Ho messo la carnuta così. Per i cavalli. Fai tutto sporco, non dico che... Antonio Alano, medico, 1590-1662. Questa è la via Marco Antonio Alano. America vedere. Vi filmo, vi posso filmare? Sì. Ma stanzi. Che ti fare io? Anche a te, eh. E io che ho posato? Sì, sì, casa mia. Maria Elisa viene qua. Però siamo amici di là perché io sono pure là. E lei porta poco, la poco porta lei. Ah? E lei porta la poco porta lei. Sì, vivo più qua che là. Perché parla lei, parla... No, io parlo, mi faccio vedere le cose. Io ci sono e perché che prendiamo le che la telefono che vediamo se faccio. No, no, andiamo, ci vuoi vedere. Perché cerchiamo sull'elenco, cerchiamo il nome, così facciamo la ricerca del nome Alano, ecco. La Calmuto e Alano, più o meno quanti ci sono? Saranno sicuro. Non si fa capire. E Salvatore ci sarebbe? Salvatore. Ma Salvatore chi era? Mio nonno. Salvatore ne abbiamo due, quattro, cinque. Ma non sappiamo. Sì, per le calici per questa signora. Qual è questa? Sì, apriamo la porta. Ultimamente di confusione?
Stavolta eravamo scappati. Ora andiamo a pigliare le campane, eh? Benissimo. Senza ecco, così vede queste arrivamo. Zone. Arrivamo giù. Sì, c'era un burgiunia giù, lì, qua. Queste le sue case, là, Giambaggi. Ma no, lui stava qui. Sì, sì, sì. Che cosa serve questo? A tenere il pomodoro. Cosa fai? Pomodoro lo fai? Sì. Ah, lì. Maria Magessi, Maria Andrala. Ciao. Ciao. No, no signora, chi Lidio si chiamava suo papà, però di Lidio. No, chi sta cerca con Salvatore era suo nonno. Se c'hanno discendente. Ma la mamma che ha di sinistra. Il capure, sua madre, suo padre sono di Campobello. Ma lei che dico io? Da Terra Carmuto. E si chiamavano così. Ora qua c'hanno veri parenti, magari a 20 anni che non si scrivono, ma ci sono. Che lei sì. Lo sa che sua madre sempre ci parlava di stavano parenti. A Gargilata. Avevano le terre alla Gargilata. Ora questi. Sì. Vediamo se troviamo l'arciprete. E questa è la matrice. La matrice, sì. Ora vediamo qui c'è il castello. Giù. Ecco, ti porta a andare. Si può scendere, non viene? Comune. Ora qua andiamo noi dalla. Vieni qua che vediamo se sono degli ingegneri comunali, ci diciamo se si può visitare. No, non c'è l'altro. Io trovo un bagno, non è buono. Non è male. Sempre padre Puma c'è. E però a te dove da fotografare? Ah? Cioè, va a fare la fotografia, a te dove? Perché questa signora è origine, no. Ci voleva fare vedere la matrice. Anche per cercare qualche parente a Laimo. A Laimo non c'è Laimo. Giusto, sono le giovani. Ma dove saranno questi a Laimo? Lì erano per Alaimo che stavano a Gargilata. Alaimo che stavano a Gargilata. Io le terre alla Gargilata. Le terre, le terre alla Gargilata. Carobello. Sì, Carobello. Sarebbe Carobello. Carobello, ecco. Sì. E come si trova? Si chiama Ruardino, uè. C'è un Carobello che sta pigliando la pensione. Sì, dove? Alla posta. Alla posta. Ma ti... Va via Pomo. Sì. Come? Via Pomo ci sta chi sono. Scusa se fate chi si dice? Sì, alla posta, ma se prende la pensione non c'è alla posta. No, 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 distribuisce, lavora. No, 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 aspetta per prendere la pensione. E ma dove si trova? Bufalino. Possiamo domandare alla posta per chi non conosco? No, alla persona che sono dentro, domanda all'Aimo Giuseppe qua di... Giuseppe si chiama. Le canno turena cagiolata che. No, ma Carobello è parente mio, Carobello, all'Aimo Carobello, ma ci sono molti all'Aimo Carobello. All'Aimo Carobello. Sì, sì. Ma c'è un lungo sottile, un uccello barre, sì. C'è una caleta. Ah,
Rosina, l'avete riconosciuto? Toto, Rosina, avete riconosciuto sì. La famiglia? La mamma si chiama Emanuele. Sì, da Robina. Può sì, anche un... lei lo riconosce. Meno male c'è qualcuno. L'avete riconosciuto? Signorina, lei, visto che sa potia dei cani, che sia prima potia? È cognato che so Carrubello. Dove? La prima potea che ci la prima questo signore. No. Era una donna anziana, vero? Sì. Questa lei sentita. Sì, capisci. Antonina è morta. Quando domani lei dice, lo dice domani lei. Sì, io l'ho portata qua, ma io che ragazzi sono. Sì, ma l'ha trovato già a Carrubello. Un parente? Cognato. Cognato di domani. Il parente è mio cognato. Ho capito. E come si fa? Siete solo. Oggi sono i due soli. Insomma. No, io vedo tutto. Sì. La matrice. Prete, come si chiama lei? Puma. Puma, tanto piacere. La signora è anche una giornalista. Scrivo il giornale per questo New York. Che piacere conoscere. Possiamo tornare o pomeriggio domani. Io sono in campagna, sono a 8 chilometri, capisce? No, lei capisce. No, capisco tutto. No, io insegno l'italiano. Italiano. 8 chilometri distante dal paese. Sì. Sono in campagna. Sì. Se è proprio necessario, ci accompagno pomeriggio, c'è detto. Ma che stanno... No, io non è. C'è un'altra parente qua. Vorrei vedere, ma non ci sono altri che... Cugine, cugini, altri parenti che stanno qua. C'è l'altra cugina, c'è. Da questi che stanno in campagna oggi, questi sono i più vicini, i più stretti, più... C'è la sorella anche di mio cognato, in paese. Lei la sa come una rocca, sape? No, lì che mi era caduto, conosco il centro che vengo quando c'è la festa. L'unico che conosco era padre. E come si trova qua? La signora si è conosciuta voglio... con me. Sì, si è conosciuta sì, con ci me conosci... sì, è venuta ci conosciamo dal paese in America. Abitiamo in... E poi c'è un giorno sta lei un giorno sta... domani sono. Domani. Domani quando? Comunque verso 9:30 sono qua queste ragazze. Sennò... Alle 9:30 di mattina si fanno trovare qui. Domani possiamo mattina? Passare. Vediamo. Che c'è? Cosa fare? Che c'è? C'è un pullman. La potevano ospitare magari. No, quello volevano conoscere questi parenti rimasti qua. E filmare un po' da portare in America le loro immagini. Che tutti sono curiosi, tutti vogliono sapere chi sono questi parenti, come sono andati una a venire. Una volta viene Luca, qualcuno viene. 20 anni fa lei era famiglia. Sì, c'era un campagna a trovarla. Sì, c'eravamo. Era suo padre e sua madre. Sì, ma stanno in America, non sono, mio padre forse non viene. Oh, se ne va lei domani mattina, sente che viene a dire. E c'è un pullman da Canicattia da Calvuto la mattina, sì. Che arriverà fino alle 9:30. Comunque c'è una sorella che a Manarò ci accompagna. Un'altra sorella, sì. E basta, e poi finito, non ci questo sono più. Queste sono le rete proprio, di suo frate e una sorella. Due fratelli, c'è una sorella. Vabbè, questa sorella non c'ha qualche telefono? Che è anziana? Ci posso andare io, se mi dice la zona, mi dice come non capisco, castello pecorario. Pecorario, vabbè. Che vanno alle porte si trova. Dietro la chiesa precisa, vanno alla Rocca. Dietro la chiesa non lo so. Ma sei paesana con sé? No, io parlando lo paesano ci arrivo meglio di dire che. Comunque se fa bene arrivare quando torno più tardi. Non lo so, penso di no. Dammi dire, voglio pensare. Va bene, tante grazie. Andiamo. C'è di qualcosa anche che non si vede più? La fotografia non fa niente. La scalinata.
sì. Ce n'è, allora sta più schiacciato. Cosa sono questi sì. due? Ah, questo per fare zoom e... Più vicino? Sì, ma questo è... per fa... più lontano. Questo più vicino? Sì, sì, ma non c'è bisogno. Insomma, lascialo con no, me. No, sei proprio... Maria Elisa, dammi la mano. Ok, mi vedi? Sì. Maria Elisa, e dove sei? Io voglio sapere la strada. Vai pure, fammi. Aspetta, che passano le macchine, corre, corre. Scusa. Non c'è la luce verde. Tu vedi l'immagine? No. Ok. C'è. Se lo spingi più vai, lo devi spingere. No. C'è? C'è, no. Lasciala, spingila. Perché se mi tieni un pochettino che scendo. Sì. Maria Lisa, tieni la borsa. Tu stai qui con la borsa, io scendo. E... Vai, stai lì finché... No, no. Lungo così è venuta tutta. Benissimo. Per me è una sofferenza. Grazie. In cima alla chiesa. Come si chiama questa chiesa, lo sai? Madonna del Monte. Maria del Monte. La Madonna del Monte. Vieni, la famosa. Largo Monte. La porta laterale.
nessuno l'ha potuto più niente. E poi ancora, perché se la stavano trasportando, capito? E gli hanno costruito queste chiese sotto questa montagna. Questo è il retamento. Infatti non escono, quando fanno la festa, un po' questa Madonna non la tocca, prendono un altro, lo guardo, però non c'è niente. Dove? Quando le fanno, fanno la gara? Sì, sì. Ah. Prendono la bandiera. Sì. Come fanno? Fanno una lotta per prendere una bandiera. È una durante la festività della festa del mondo. Si dice si piglia l'uccili. Si piglia l'uccili in dialetto. Sì. Si piglia l'uccili. Il signore originario di qua. Niente, nessun posto si va. Questa è antica. Antichissima. Chiesa San Francesco. Una chiesa antichissima, sai, vedi che non potrebbero fare, solo frontale. Ma andiamo. Ci avventuriamo. Vedi qua, io mai venuto in questa zona, vedi, questa zona antichissima. Che paese, vedi? Sì, lontano? Senda, donna Rocca, la giovane. Chiedo di nuovo quando faccio il giro, forse. Va bene, facciamo il giro. Senta che devo girare tutto il paese. Ma fino a che non mi perdo non è niente. Oppure perdermi e poi non... Non devi mai dare indicazioni precise qua, capito? Mai. Per dire no, c'è mio marito, c'è già il paese, sono in albergo, non dare indirizzo. Perché c'è gente, oh, americana, chissà, senza sapendo che noi siamo più scarse vite. Non abbiamo l'altro. La chiesa Madonna Rocca, a questa zona, cari gatti. Guardate, strada facendo, che mi dicono? La chiesa, vedete, all'ombra, amore. Vedete dove c'è l'ombra, levati dal sole. A casa ci stiamo andando. Thank you.
visto questo bambino, devo andare indietro. Le origini, tutta la storia di Campobello. Conrada. Campobello di Campobello. Vede quello il comune, la scuola, vede la matrice, i monumenti che sono stati creati. Fu fondato nel giugno del 1681 per interessamento del proprietario dei feudi Raimondo Romandetta, barone di Campobello. Il paese fa parte. Vuoi che lo leggo? Tutto è troppo lungo. Troppo lungo però. L'emigrazione, vedi, negli anni del dopoguerra si verifica una gigantesca ondata di emigrazione che porterà gli abitanti di Campobello a spargersi in tutta l'Europa e l'Italia. Di notevole considerare numerica la colonia dei campobellesi a Desio, a Milano, territorio. No, tienilo, so, è già, è pronto. Solo. Siamo a Campobello. Ciao, ciao. Penny. Puoi prendere? Forse è chiuso. The clearance coffee. Uno di Buffalo? Sì, almeno alla fine. Ed è il barbecue. Se vedo questo mio zio, ci fermiamo. Questo era il corso principale. Quello ti salutava addirittura, anche se non lo conosco. Sì, tu lascia la telecamera ferma, guardare i parte, così hai una visuale. Sì. Tutto il bambino piano, quindi. Il Campobello. Sì. Vediamo se quello là seduto, mio zio abita là. Se là lo riprendiamo così lo facciamo conoscere alla famiglia. No, non è lui, non è lui. Barre seduti fuori, prendono il caffè. Ora andiamo in via Barone Lalomia o in via Umberto. Ecco, vedi i ragazzini che attraversano. Casa di tuo marito. Ah,
ci fermo davanti. I balconi con le piante. Le piante vive o le piante morte? Questo perché da tanti anni. Vedi, questa è la casa, al numero. La chiaccia, la chiaccia poi. La matrice. Sì. Per l'America. C'è bisogno di aggiustarle. No, siete aggiustati per bene. No, no, guardarlo. Dopo quello finisce deve fare guardare subito. Sì, posso. Salutate un po' all'America. Sì, amici in America. E non così. Così. Buffalo, New York. Buffalo? Buffalo, New York. E allora ce ne faccio. Così vi riporto in America. Salutate gli amici che avete a Buffalo, New York. Ok, grazie. Come si chiama questa chiesa? Si chiama Chiesa Matus. Come? No, Maria, parrocchia Maria Auxiliatrice. Davanti, prego. Parrocchia San Giovanni. La Madonna della Matrice. La Madonna di San Giovanni. No, la Matrice. Stai attento a gradino. Vedi, questi sono due contadini tipici. Vedi, non guardala bene che quella è da vedere. E la sono due bronze. Che c'è tu che ti dovevi dare e quando ci dice com'è nato capo bello qualche cosa che da, a che te dovevi niente siamo e quindi c'è un gemellaggio sì. C'è un gemellaggio tra Bufalo diciamo che è stato merito di Gio Musca se noi siamo arrivati. Niente, noi niente, siamo andati, diciamo che Campobello si rifà un po' a Bufalo, così, siamo andati, si rifà perché c'è una grossa comunità campobellese, quindi noi... Thank you.
Lei le domanda, io gli dico parlo di questo. Sì. Io credo di avere, che io le domande tutte. Okay, avete... Sì, sì. Buonasera. Buonasera. Questo è vostro figlio? Sì, sì. Mi chiudi per favore la porta, lo sportello, che la salvo. Ecco. Voi siete di qui, Campobellesi? Sì, lei sì. Di dov'è? Di Buffalo, New York. Io insegno l'italiano a bambini della sua età, anche agli adulti. E sto facendo questo anche per la televisione americana. E adesso mi faccio... Arrivo sotto la macchina. Buonasera cavallo. E avete preso l'acqua? Sì, sì. Perché? Per bere. Per bere, che non arriva in casa abbastanza. No, non è buona l'acqua. Non è buona l'acqua. Si sta bene qui, sì? Sì, 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 si sta bene. Sì. Oh, si mette a mangiare, c'è il fieno. La paglia, quella è la paglia. E questo è il vostro cavallo? Sì, lo usate per passeggio questo cavallo. Lo usate per che cosa? Per passeggio. Per passeggio, così per divertimento? Sì. Sì, ti piace questo, come si chiama? Calesse. Lo usate spesso, tutti i giorni oppure no? Ma questo ormai è diventato un mezzo per... non è un mezzo di lavoro, è un mezzo per andare a spasso e pigliare un po' d'aria. Invece di utilizzare la macchina? Esatto, invece di utilizzare la macchina, la passione, la passione è bellissimo. Quest'acqua la utilizzate a casa per bere, per fare la pasta? Sì. Ce n'è uno solo. C'è solo questo come cavallo? Ce n'è 5-6. Sono utilizzati ormai. Una cosa rara. Di queste calesse? Sì, sì, pochissime. Pochissimi? Prima si usavano per lavorare, adesso è hobby. No, hobby. Ah sì, non si usa, una volta si usavano. Sì, sì, per lavorare. Questo è un cavallo, andate sopra? Anche? Sì, sì, anche con la sella. Per divertimento. Con la sella, sì. E che cosa è più bello qui a Campobello? La cosa più bella da vedere, che sarebbe? Un po' di tutto. Un po' di tutto? Bello, bello. Sì, qua. Bellissimo Campobello. No, e ti piace bello. Qui? Che cosa preferisci mangiare? Preferisci mangiare? Cose da mangiare? Pasta, pane, carne, frutta, la pasta. La pasta? Quanti anni hai? 8. Che scuola fai? Che scuola fai? Terza. Terza? Ti piace abitare qui? Vorresti venire in America? Solo per vedere. Solo per visitare. Solo per vedere. Solo per vedere. State sempre qui o andate fuori qualche volta? No, sempre qui a Campobello. Come? Sempre qui a Campobello. Sempre qui. E va bene la vita qui? Campate. Che lavoro fa lei? Carpentiere. E suo figlio che lavoro farà? Che non piace, si sa. Che mestiere vuoi fare? Come fare quando si tratta? E poi si vedrà. Poi si vedrà. Buona risposta. Adesso vi lascio andare. Grazie tante dell'intervista. Sono molto grata. Arrivederci. Ciao. Ciao. Tante belle cose. Un bacio, vieni. Un po' fermarmi. Lo cosaci. Allora, come date un momento che apro qualcosa? Ci vorrebbe qualcosa di acqua. Sì. Perché quello che ci siamo... A me arriva, per quest'anno. Ci vuol dire, tutto fatto. Tutto fatto, fanno già me con purtroppo gli potrei avere tutto. Hanno tirato gli alberi e ora non piove, perché quando non c'è alberi piove. Quando non c'è... Quando ci sono tanti alberi, no? Quando gli alberi,
L'albero, che... l'albero tira la pioggia. Sì. L'albero tira la pioggia. E quando levano gli alberi non piove più. Tanti alberi, dove c'è la foresta sempre piove. No. Nelle zone. Ah, è vero. L'albero tira la terra. E così il campo bello di Campobello? Sì. Sarebbe questo campo qui. Siccome la terreno è tutto colline, non è pianura. Sì. Però sono cugini di Gio Musca. Cugini di Gio Musca, qua. Il marito, il sindaco. Tutti questi. No, il sindaco. Questo qua piglia poi gli stessi mascini ci fa un bietto. Non andare giù? No, sto filmando così. Figlio del sindaco. Quindi sì. Cosa mi puoi dire di questo posto, di questo paese? Ah, questa Zabella. Sì, piano piano in piazza e trovano. Può essere che mio papà è in piazza. Può essere che è andato in piazza. Può essere che è andato in piazza. Forse hanno fregato lo Stato. E tu invece quanti anni hai? No, almeno mi deve riprendere perché se no me lo figuro portavo. No, che fai bellissima figura, ecco perché ti ho scelto proprio. E quanti anni hai? Su, subito, perché sto andando via. 25. 25. E che lavori o no? Studio all'università. Che cosa studi? Public relations. Public relations, oh. A che anno sei? L'ultimo. L'ultimo anno. Fine, e quando trovi lavoro, dove cercherai lavoro? A Milano. A Milano, non qui? Boh, penso a Milano. Qua sì. Sembra un po' difficile trovare lavoro. Sì. Comunque hai molti amici qui, no? Hai molti amici anche a Milano? Sia qui che là, senza sì. Non ci sono problemi. Si sta bene in tutti e due i posti, sì. Dove preferisci? Un po' in Sicilia. Sì, perché ci sono. Sì, la Sicilia, preferisci la Sicilia. Sì. Perché? Perché è la mia terra nativa. Sono nato in Sicilia. Cioè, perché? Ho vissuto sempre in Sicilia, quindi preferisco il tuo Sicilia, forse per le radici che abbiamo. Gli amici? Le radici, cioè. Oh, radici, radici. Capito. Benissimo. E quando sei qui? Bene, che va a vedere. Che cosa fai quando sei qui? Niente, sto un po' in giro, faccio un po' di ferie per adesso. Sì, grazie. Vai vacanze. Ok, adesso si va via. Grazie per l'intervista, gentilissimo. Tanti auguri per noi. Come ti chiami? Vladimiro. Vladimiro, ah che bel nome, russo. Russo. Sempre lo stesso autore che si interessa di queste cose. Quelle sculture. Quindi ti calda. Sì. Buonasera. Lo posso riprendere? È così viene in televisione in America. No, non ho preso la carrozzina, ho preso la bella faccia. Non ho preso altro. Lo so che non è andato, non c'è giusto con la carrozzina. No, no, che si fa? Poi non ti preoccupare. No. E chi è questa bella bimba? La nipote, dai. La nipote, come ti chiami? Ermelani. Come? Ermelani. Devi parlare più forte, così ti sentono in America. Carmela. Benissimo. Quanti anni hai, Carmela? 7.
Sei di Campobello? Ti piace stare qui? Sì. Che cosa fai di giorno? Vado a scuola. Vai a scuola? Anche d'estate? No. D'estate? Si giocherò a mille, che cosa mille. Fai? Vado al mare certe volte. Sì, ti piace al mare? Sì. Fai il bagno? Sì. Sì. E se non vai al mare cosa fai? Vado qui alla villa a giocare. Che cosa giochi? A nascondino. Che altro? La bici. Che altro? Cosa è questo? Non ho capito. Ci facciamo il giro. Cosa? Giri con la bicicletta. Ah, con la bicicletta. Benissimo. E che altro? Niente. E di mangiare che cosa si mangia qui a Campobello, di buono? Spaghetti e sughe. E che altro? Ma che ne sono caro per me, che è tutto scuro? Che dice? Ma ci sta dando un filmino per mandarle in America? Sì, sì, certo. Dobbiamo trovare i campobellesi. Se voi siete campobellesi, allora vi devo filmare. E adesso cerco un pochettino, un momentino che forse vi ricordo. Salutate la televisione americana, qui. Avete qualcosa da dire? Niente. Niente? No, non vi piace l'America? L'America, l'America, pura rovina mia. Non era per l'America e qua non vi Quanti anni hai? 15 anni. 15. E tu? 14. 14. E tu? 13. 13. E tu? 14. 16. E 16. Ok. E che c'è da fare qui in questo paese? D'estate? D'estate? Andare al mare. Al mare? Andare al mare. Come si chiama il mare più vicino qui? Mollarella. Come? Mollarella. E cosa fate lì? Niente, passeggiamo, ci andiamo al bagno. Passeggiate e? Andiamo al bar. Al bar? Cosa si fa al bar qui? Si vive, si mangia il gelato. Si mangia il gelato? E che altro? Al caffè. Bar? Prendi il caffè. Siamo un'amica. E che altro? E tu sei molto alto, come mai? Come mai sei così alto? Hai genitori alti? No, sono bassi. Sono bassi? E come mai sei venuto così alto? Che cosa mangi? Niente. Non mangi niente? No. Non credi che mangi. Però... E avete tutti biciclette? La bicicletta? Sì. No, perché? Perché gli sono grande. Perché sei troppo grande. Hai la macchina allora. Ma 15 anni la macchina. E che cosa hai allora? Sei a quell'età lì dove non fai niente. Come niente? Trabaglio in bagno, con le vresti, non faccio niente. Non ti capisco. Italiano a parlare. Devi parlare italiano, non ti capisco. E voi andate a scuola quando è settembre? Vi piace la scuola qui? No. Così così. Così così. E che materia preferisci tu? Niente. Fisica, vabbè. Fisica. Fisica. Educazione. Ah, educazione fisica. Ecco qui. Come ti chiami? Rococo Salvatore. Più forte. Salvatore. E tu come ti chiami? Brunetto Carmelo. Carmelo? E tu? Marrugio Salvatore. Salvatore, un altro Salvatore. Gianni Brunetto. Come? Gianni Brunetto. Gianni Brunetto.